per Esperia Viareggio Channel, stadio dei Pini, martedì 27 novembre 2012. Il Viareggio oggi ricomincia la preparazione dopo la sosta di domenica scorsa, in vista di una partita importantissima. Domenica arriva la prima della classe. Proprio qui allo stadio dei Pini il Viareggio affronterà il Pisa nel derby. Partita sicuramente non facile, ma il Viareggio ha dimostrato, come sappiamo in tutte le partite, di giocarsene. Ha messo in difficoltà anche le più forti di questo girone. Quindi il Pisa va preso così, col giusto rispetto, ma non mette paura alle zebre. Adesso però andiamo a sentire due giocatori bianconeri. Il portiere Gazzoli, che poi vedremo, ieri ha ricevuto anche il premio Becagli, e uno degli ultimi acquisti bianconeri viene dal Novara, Peverelli Andrea. Insieme a noi Massimo Gazzoli. Massimo, si riparte, è martedì, si avvicina sempre di più il derby con il Pisa, partita importante, loro primi della classe, però il Viareggio finora ha fatto la sua partita con tutti. Sì, no, noi abbiamo, l'ho sempre detto, rispetto per tutti, paura di nessuno, abbiamo affrontato anche squadre probabilmente anche più blasonate con uomini più importanti del Pisa, quindi ci aspettiamo questa bella sfida che vedrà un'ottima cornice di pubblico. Speriamo che il tempo sia clemente, perché potrebbe essere veramente, rivederlo allo stadio pieno dopo tanto tempo sarebbe una cosa bella. Settimana scorsa invece era arrivato questo pareggio con l'Atrizium in Coppa Italia, e comunque ce la possiamo sempre giocare, si va a Cremona e bisogna vincere laggiù, perché entrare nelle prime quattro sarebbe un bel sogno, visto che il Viareggio non è mai andato così avanti a livello professionistico. Infatti sarebbe bello per quello, perché il Viareggio è tanto che non assapora palcoscenici importanti anche in Coppa. Posso dire che è bello arrivare in fondo, l'ho vinta due volte, quindi non ultima due anni fa, quindi è una competizione che se arrivi in fondo ti dà delle soddisfazioni, invece se la perdi in malo modo, come potremmo rischiare di perdere, ti darebbe soltanto delle delusioni. Massimo, l'anno scorso col tuo arrivo a gennaio sei stato, te lo dico, uno degli artefici di quella splendida salvezza della scorsa stagione, e ieri è arrivato un premio importante, il premio Becagli. L'emozione, perché prima di tutto perché insomma è la squadra della tua città anche. Sì, innanzitutto è una soddisfazione incredibile, essere premiato da gente di Viareggio che vuole bene al Viareggio è una bellissima soddisfazione. Poi sono contento di essere, col mio arrivo e l'arrivo di tante altre persone, riuscito a salvare il Viareggio, che si trovava veramente in cattive acque. Non sembra neanche vero che mesi fa eravamo veramente messi male, invece adesso godiamoci questo momento, consapevoli che ci saranno sempre delle difficoltà, però bisogna cercare di rimanere sempre lì sull'onda, perché si sta veramente bene. Massimo, grazie e in bocca al lupo per tutto. Ci vediamo, ciao. Insieme a noi Andrea Peverelli. Andrea, domenica riparte il campionato, arriva la prima della classe, partita non facile, però noi con tutti finora abbiamo dimostrato di giocare sempre la nostra partita. Domenica sarà una bella partita da giocare, e soprattutto è una partita difficile, perché il Pisa abbiamo visto che è una buona squadra, sta facendo dei buoni risultati, però sicuramente ci giocheremo la partita alla pari, come abbiamo fatto con tutte le squadre fino ad ora. Speriamo di riuscire a fare una grande gara e a vincere la partita. Andrea, siamo sempre in gara anche per la Coppa Italia, non ci eravamo più visti con voi, bisogna andare a Cremona, però anche lì importante vincere, perché entrare nelle prime quattro, Viareggio non era mai arrivato a questo punto tra i professionisti. Sarebbe una bella soddisfazione per tutti noi. Dobbiamo, mercoledì giochiamo a Cremona, esatto. Non sarà facile, però sicuramente non sarà difficilissimo come tutti pensano, credo. Nel senso, abbiamo dimostrato che siamo andati a Reggio, certo. Emilia, abbiamo vinto. Abbiamo vinto anche a Sant'Arcangelo, però è una squadra meno forte che la reggiana, quindi credo che anche a Cremona ce la giocheremo alla pari, e spero che riusciamo a vincere anche lì per passare appunto entrare nelle prime quattro, in semifinale, che sarebbe una bella cosa. Andrea, sei arrivato l'ultimo giorno di mercato, però intanto ti faccio i complimenti, perché sei cresciuto, hai preso posto in prima squadra, una bella stagione, tante soddisfazioni, e che provi? No, niente, sono felice, spero di continuare a fare come ho fatto fino ad ora, e di migliorarmi sempre e dare una mano alla squadra per poter arrivare il più in alto possibile tutti insieme. Spero di continuare così, e niente. Grazie Andrea. Anche per questo martedì è tutto, e ricordate, ovunque voi siate, fino alla fine, forza Viareggio!